Mister Agostini, commentiamo l'ultima amichevole del vostro ritirata vagone, la terza. Intanto vi chiedo un resoconto di questi primi giorni di lavoro. Ma è stato un ritiro sicuramente faticoso, ma positivo. In questo periodo è chiaro che ci sono carichi di lavoro alti, non siamo brillantissimi, però tutto sommato sono molto contento di quello che ho visto. Perché i ragazzi comunque hanno messo quello che dovevano mettere e questa è la strada giusta. Avete iniziato anche a vedere da vicino alcuni dei nuovi innesti, altri ne arriveranno. Come si sono inseriti nel gruppo e cosa possono darvi in vista del prossimo campionato? Beh, sicuramente abbiamo inserito questi nuovi per darci qualcosa in più. Ci sono molti giocatori con ottime qualità. Poi ripeto, dopo questo periodo vedremo, prenderemo insomma, delle decisioni, anche perché il campionato è vicino e bisogna farsi trovare pronti. Sì, esatto, tra 15 giorni incomincerete con il Torino, giovedì prossimo ci sarà un'altra amichevole, cercheremo di seguirla. Avete tanti nuovi volti e per alcuni magari risulteranno nuovi i ragazzi che vengono dalle Under, avete Romano, abbiamo visto Barbini oggi che era in Under 17 l'anno scorso, Honest, Anor che è un classe 2008, anche loro come come li ha visti in questo ritiro? Ma guarda, hanno lavorato tutti bene, sia quelli che c'erano già qui, i nuovi arrivati, quelli che vengono dalle categorie inferiori, quindi sono contento, ripeto, ora è un momento di grande lavoro ed è il momento per capire bene la quadra di questa squadra, poi ripeto, faremo le valutazioni che dobbiamo fare. Un'ultima domanda sul prossimo campionato, che appunto fra 15 giorni vi vedrà esordire contro il Torino a Vado, lunedì 28 agosto, lo ricordiamo anche per chi ci ascolta se vuole seguirvi a Vado. Che campionato sarà? Molto difficile, immaginiamo. Sì, certo, di sicuro. Insomma, la Primavera 1 è un campionato molto difficile, competitivo. Tutte le squadre che ne fanno parte sono squadre di alto livello, e quindi noi dobbiamo cercare ogni volta di dargli del filo da torcere. E andiamo avanti così per questa strada, un po' sulla falsariga dello scorso anno, dove credo abbiamo costruito qualcosa di importante. E poi strada facendo vedremo.